Bilancio partecipato, il Comune di Campobasso ha stanziato 35.000 euro, 8 i progetti che hanno rispettato i requisiti e pronti adesso per la votazione da parte dei cittadini. Questa mattina la presentazione delle iniziative e delle modalità di voto a Palazzo San Giorgio. All'incontro presente il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, l'assessore al bilancio, Giuseppina Panichella, il dirigente del settore bilancio, dottor Nicola Sardella, la presidente della commissione consigliare bilancio, Giuseppina Di Orio. Con il bilancio partecipato rendiamo concreto il confronto con le proposte e le attese che la stessa cittadinanza porta all'attenzione di noi amministratori, ha dichiarato così il sindaco di Campobasso Roberto Gravina. L'avevamo inserito nel programma elettorale, quindi era una promessa che oggi diventa realtà, nel senso che coinvolgiamo direttamente i cittadini, destiniamo a questo progetto 35.000 euro per il bilancio di questo anno e ovviamente è stato aperto con un avviso pubblico a tutte le associazioni che hanno presentato 8 progetti, 6 dei quali sono nell'ambito del sociale e 2 nell'ambito del decoro e della mobilità, ed è un passo importante verso appunto l'apertura dell'amministrazione nei confronti della cittadinanza, che ha la possibilità per la prima volta, se ne è tanto parlato anche in passato, adesso finalmente lo realizziamo, di poter incidere direttamente sul bilancio del comune, dimostrando di avere attività di programmazione e perché hanno conoscenza del territorio sia da un punto di vista orografico che da un punto di vista sociale. Come amministrazione abbiamo subito inteso l'importanza, ha dichiarato l'assessore Panichella. La collaborazione è fondamentale, devo ringraziare tutta la struttura perché veramente ci aiuta, ci sostiene, è sempre pronta immediatamente. Devo dire che sono tutti molto disponibili ad aiutarci a realizzare, a portare avanti quelle che sono le nostre proposte. Per quest'anno ci sono state queste linee guida perché i tempi sono stati molto stretti e quindi non siamo riusciti ad approntare un regolamento. Regolamento che porteremo prossimamente in commissione, prima commissione bilancio, per comprendere anche con quella che è l'opposizione, anche le idee, perché comunque c'è sempre un c'è confronto, in modo tale da arrivare poi al regolamento stesso, che poi giustamente verrà portato in consiglio alla luce di tutti quanti. Tutti i progetti sono scaricabili e consultabili dal sito web del Comune di Campobasso e potranno essere votati dal lunedì 31 ottobre a sabato 5 novembre da tutti i cittadini residenti a Campobasso che hanno compiuto almeno il 16° anno di età. Per votare è necessario recarsi all'ufficio dell'Info Point turistico di Palazzo San Giorgio.